Buongiorno a tutti voi e bentrovati con il TG del mattino di TRG con le notizie di oggi martedì 8 novembre 2022 in apertura con il messaggero Meloni al Sisi asse sull'energia vertice Italia Egitto alla COP 27 si lavora ad incrementare la fornitura di gas ed elettricità tavolo comune su crisi libica e profughi dal Nord Africa apertura del Cairo sul caso Regeni da Roma migranti pronte le multe dei le ONG Malua, la UE, salvataggi, dovere legale. L'attenzione al porto di Catania con scioperi e rivolte tra chi non sbarca. La fotonotizia del messaggero dedicata ad Amanda Sellers, 29 anni, con i figli, 1000 dollari eh, per mantenerli, eh, sono in 10 e dice: eh, La Supermamma mi bastano, niente sprechi e un grande congelatore. Ed invece, di nuovo da Roma, rottamazione Terra, altri 5 anni per pagare le cartelle, sanzioni al per le rate già scadute, manovra si punta ad ampliare la pace fiscale. L'anticipazione dall'Umbria e da Perugia, ubriachi e drogati alla guida, sono stati fermati sei pirati a San Sisto. Vediamo anche l'apertura con eh, la Nazione dedicata invece allo sbarco a Catania, allo sbarco selettivo concesso dal governo che non risolve in alto mare il titolo eh, l'emergenza dei profughi dalla nave Geobarenz, spuntano cartelli con richieste di aiuto, i migranti non mangiano, tre si gettano in acqua, tutte le imbarcazioni restano nei porti e l'Europa attacca l'Italia. Vediamo proprio più nel dettaglio questa notizia, il braccio di ferro sui migranti, L'emergenza umanitaria, caos al porto di Catania, la disperazione dei profughi Non mangeremo più. E tre si lanciano in mare. L'Europa si smarca, il coordinamento delle operazioni non è una nostra responsabilità. Dovere dell'Italia è minimizzare il tempo che le persone passano sulle imbarcazioni. Due dei migranti per l'appunto. Si sono gettati eh, dalla Geobarenz in mare, un medico li ha controllati, eh, sembra di stare su un set cinematografico, si legge con Nino Femiani della Nazione, solo che sul molo di Levante nel porto di Catania non c'è niente di finto. Nelle orecchie risuonano, le invocazioni dei migranti della Geobarenz, i loro lamenti sembrano straziare l'aria, respinti, restano a bordo perché non hanno il requisito di fragilità fissato dal governo italiano per eh, l'accoglienza. Passano all'attacco e dicono: presenteremo un esposto. Ed intanto l'Italia e il Mediterraneo: clima, immigrazione ed energia. La Premier Giorgia Meloni va in Egitto. Diritti umani e gas: difficile faccia a faccia tra Meloni e Al Sisi il presidente del Consiglio incontra il capo di Stato egiziano sullo sfondo dei colloqui restano ancora le vicende di Regeni e Zaki critiche dalle opposizioni ha ignorato le violenze per gli affari l'intesa al centro della discussione anche eh, l'immigrazione clandestina nonché le operazioni dell'ENI in Nordafrica e sul clima sforzi triplicati così la leader di Fratelli d'Italia alla COP27 eh, l'Italia ha detto ha aumentato significativamente il suo contributo ai finanziamenti per il clima. Abbiamo quasi triplicato il nostro impegno finanziario a 1,4 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni. Tra l'altro c'è la precisazione con il comunicato del Cairo che non menziona il tema eh, repressione tra quelli discussi nel faccia a faccia proprio con la Premier, ed invece con le pagine del Messaggero, le cronache da Milano, la tragedia di Nicoletta stritolata dal macchinario faceva il turno di notte. È successo più nel dettaglio a Piacenza, l'operaia cinquantenne lavorava in una vetreria ed è purtroppo morta sul colpo. La donna era sola, nessuno ha assistito all'incidente. I colleghi però dicono che non c'era pericolo. Esplosione al party per Halloween, morto un ventenne, si chiama Leonardo Franza è di Riva Ligure ed è morto ieri a causa delle ustioni riportate in una devastante esplosione dovuta ad una fuga di gas che si è verificata il 31 ottobre scorso in un appartamento eh, vicino ad Imperia. A Pestum invece una nipote 17enne ha ucciso la nonna a coltellate, dramma a eh, Capaccio, nipote accoltella la nonna a morte al culmine di una violenta lite per futili motivi. È accaduto in eh, via delle Tavernelle dove la 77enne eh, è stata uccisa dalla nipote con un fendente alla schiena. E il caso anche del doppio suicidio a Forlì: l'ira dei parenti del 64enne. Ora chiedono un esposto contro le Iene. L'uomo che si era finto una donna in un rapporto web con un ragazzo era stato smascherato dalla trasmissione eh, TV. Ora eh, chi lo conosce dice che era perfettamente riconoscibile. In seguito, dunque, alle critiche che ha ricevuto proprio quest'uomo, eh, ha deciso di togliersi la vita. Ma passiamo ora alle notizie che riguardano la regione dell'Umbria. Torniamo alle pagine della Nazione. In apertura sul dorso regionale la cronaca: purtroppo, un ciclista muore dopo dieci giorni di agonia. Assisi, mountain bike, era finito contro una protezione metallica sulla ciclabile, ora la famiglia chiede accertamenti. La fotonotizia invece è dedicata a Perugino, il grande evento presentata, la mostra che aprirà i battenti a marzo, opere in arrivo da tutto il mondo. Infatti in occasione del quinto centenario della morte del maestro, l'esposizione clou di una serie di iniziative avrà luogo nella sala podiani della Galleria Nazionale e sarà visitabile fino all'11 di giugno. L'apertura del messaggero invece per la Regione Umbria è dedicata alla corsa per eh, l'antinfluenzale. I medici di famiglia dicono il vaccino stagionale è più richiesto di quello contro il Covid. Partenza difficile per le somministrazioni. Coronavirus, la quarta dose è sotto quota 20%. Anche con il messaggero perugino, ecco 70 capolavori è stata presentata la Galleria Nazionale dell'Umbria la mostra, il meglio maestro d'Italia, perugino, nel suo tempo. Sono ufficialmente partiti dunque gli eventi eh, del quinto centenario della morte. Il 2023 è alle porte e con sé porterà, si legge, quello che il sindaco Romizia ha definito un nuovo capitolo che resterà nella storia della viva città culturale di Perugia, dell'Umbria e del nostro paese. Tra le altre notizie, ancora da Perugia, per la cronaca, ubriachi e drogati al volante sono stati presi sei pirati della strada, uno a aveva appena 18 anni, per la malamovida è stato picchiato un giovane, un ventunenne, 21, dal branco, aggredito da una gang e mandato poi in ospedale. Con il Corriere dell'Umbria invece si parla sempre di vaccinazioni, quelle del Covid che crollano, invece le prenotazioni infatti sono scese da 800 a 5 al giorno. L'esperta dice che sono troppo poche le dosi somministrate, è necessario ripetere i richiami. La fotonotizia del Corriere invece ci porta a Terni dove si riaccende la protesta Treofan Setin davanti Palazzo Spada dei lavoratori che sono stati ricevuti in comune dal sindaco e dal presidente del Consiglio. E poi poi fra gli altri titoli... Mignini rivaluto Amanda, ma la accuserei ancora. Il PM del caso Meredith dice Nox è una persona diversa, mi ha teso la mano e non mi sono sottratto, ma non cambio idea sull'omicidio. Vediamo un po' più nel dettaglio tutte le notizie dalla regione. Torniamo allora in apertura alle pagine della Nazione. In primo piano la mobilità sostenibile si presenta in 3D, visori e realtà virtuale per illustrare Umbria E-Mobility Network, la rete di 15 a aziende umbre che operano nel settore dell'automotive, il direttore di Confindustria Cascioli e l'assessore Fioroni eh, in foto alle prese proprio con visori e eh, joystick durante la presentazione. E poi invece per Perugia il centro, solo per il centro solo 316 mila euro. Le critiche del PD alla Giunta Romizzi sui fondi regionali che sono in arrivo per 20 comuni dell'Umbria, quasi 7 milioni di euro della regione per i progetti di recupero dei centri storici, dei centri storici. però poco meno di 316 mila euro toccheranno alla provincia di Perugia, una cifra piuttosto esigua per una città capoluogo, soprattutto se paragonata a quelle destinate ad altri Ancora da Perugia. Disabile trova il posto occupato, ma i vigili le fanno la multa. È la storia di Laura che chiama la municipale per far sanzionare chi era senza permesso, dunque posteggia nell'attesa eh, dell'arrivo della polizia eh, male la macchina. Però alla fine la multa infatti eh, viene fatta a lei perché quello che aveva posteggiato sulle strisce gialle nel frattempo ed era senza eh, tagliando, eh, si era eh, dileguato. Violenza sulle donne, fare squadra anche sulla prevenzione, si è tenuta una tavola rotonda in cui ha partecipato la governatrice della regione Donatella Tesei a Palazzo Donini. Covid, impennata dei ricoveri, cresce la positività. Domenica i guariti sono tornati a superare i nuovi positivi. E poi si parla, dicevamo, di cultura in primo piano. Perugino, ecco il meglio maestro d'Italia. La Galleria Nazionale presenta la mostra evento, ridiamo all'artista il ruolo che il pubblico e la sua epoca gli avevano assegnato, il pittore simbolo dell'identità e della bellezza cittadina e adesso è pronto a riconquistare il ruolo avuto per almeno due decenni di protagonista assoluto del Rinascimento. Parte da qui la grande mostra che la Galleria Nazionale dell'Umbria dedicherà a Pietro Vannocci, detto il perugino, per le celebrazioni del quinto centenario della morte che sono attese nel 2023 dal 4 marzo all'11 giugno si vedranno. 70 opere tutte antecedenti il 1504 l'apice della straordinaria carriera del pittore per i fatti della cronaca d'assisi schianto in bici muore dopo dieci giorni di agonia l'uomo di 63 anni aveva purtroppo riportato lesioni gravissime con la mountain bike era finito contro una protezione metallica l'incidente tramite l'avvocato berretti la famiglia ora chiede che vengano eseguiti degli accertamenti da perugia picchia in strada la Moglie incinta e minaccia chi si ferma per aiutarla. Un avvocato e due studentesse nel mirino dell'uomo, che ora è stato condannato a mille euro di multa dal giudice di pace. A Todi invece rubano nelle attività commerciali i carabinieri di Todi individuano e denunciano entrambi i ladri. È successo a, eh, I furti sono successi in, eh, in attività imprenditoriali in due comuni della Media Valle del Tevere, ma sono stati, come detto, intercettati eh, dai carabinieri. E poi di nuovo da Perugia, Ghedè si è espulso, no ha il permesso. Sull'omicidio di Meredith Kercher c'è il botta e risposta tra i difensori di Raffaele Le Sollecito e Rudi Ghedè il PM Mignini intanto riabilita Amanda Knox. Per la fiera dei morti la Finanza ha sequestrato 142 console tarocche per videogiochi, guerra alla contraffazione, via anche 1500 prodotti tra giocattoli e bigiotteria E poi i maxi controlli della Polizia Stradale a San Sisto, droga e alcol sono state ritirate 6 patenti, uno di questi è appena diciottenne. E poi la classifica italiana sul sociale Perugia crolla, Terni invece va bene per la sanità, la qualità della vita secondo Italia oggi, criminalità, due, eh, le due province soffrono, nel capoluogo regionale invece migliora l'ambiente, per il covid in Umbria eh, comunque si parla di un record di contagi in generale per reddito e ricchezza l'Umbria si conferma una regione piuttosto povera con i livelli di benessere che restano quelli del 2021. Vediamo le notizie in apertura con il messaggero quelle che riguardano la regione dell'Umbria. Dicevamo la corsa all'antinfluenzale invece ha snobbato il vaccino Covid. I medici di famiglia parlano di tante richieste per lo stagionale che ora è a disposizione. Una partenza lenta, prime dosi nei distretti da qualche giorno anche negli Studi medici, infatti, c'è un'intesa tra regione e professionisti della medicina generale anche per i sieri contro, per esempio, l'herpes zoster e il pneumococco. Eh, il focus da Perugia, prima casa, nel 90% dei casi è di proprietà una famiglia su cinque invece si lamenta per l'umidità e l'indagine Istat sulle condizioni abitative cubo spese per il 55% dei nuclei, il 2% resta senza riscaldamento. Con il Corriere dell'Umbria invece eh, in apertura invece il vaccino, ma quello Covid crollano proprio le somministrazioni, da 800 sono passati a 5 prenotazioni in un giorno. La microbiologa eh, dice le somministrazioni stanno andando troppo a rilento. Si parla dunque della direttrice del laboratorio di microbiologia. La professoressa Antonella Mencaci che ha sottolineato l'importanza dei richiami. E poi disturbi alimentari. Fioroni all'Umbria serve una legge. La consigliera della Lega sollecita interventi sulla, eh, sui disturbi eh, del comportamento eh, alimentare. A dirlo per l'appunto è la consigliera regionale del gruppo Lega Umbria Paola Fioroni, nonché vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Dosi antinfluenzali da medici e farmacisti, il segretario della Federazione Italiana Medici. Di Medicina Generale Leandro, Leandro Pesca dice: prima di fine novembre ha poco senso l'iniezione perché il picco di malanni è previsto per gennaio. Anche il Corriere riporta. I parametri delle città umbre, città green, Perugia è nella top 20, migliorano i parametri di Terni, invece ottava in Italia nella graduatoria per le isole pedonali. Ecosistema urbano, i risultati dell'indagine annuale di Lega Ambiente: in Umbria però ci sono troppe auto in circolazione. Le foreste sono invece arma contro i cambiamenti climatici, è quanto emerge da uno studio condotto da un team internazionale che fa capo al CNR ISA. For di Perugia e si parla anche di mobilità sostenibile, perché è operativa la prima rete di imprese in Umbria. Visori in realtà virtuale per la presentazione di Umbria e Mobility Network che conta 15 aziende del settore. Un fatturato di oltre 500 milioni e 2.300 dipendenti. Non c'è dolo, Nonnina dovrà restituire pensione. L'86enne aveva riscosso per quasi 5 anni l'assegno di guerra del marito ed era stata chiamata a rimborsare 50.000 euro. Denuncia penale che era stata poi archiviata dalla procura del. La Repubblica, provvedimento di recupero, era stato avanzato invece dal Ministero delle Finanze. Nasce, come ho detto, una rete territoriale contro la violenza sulle donne, giornata di confronto nella sede della giunta regionale. Era presente anche la governatrice Tesei invece questa mattina eh, nella sala del dottorato di Palazzo Murena eh, verrà eh, firmata la convenzione per il servizio di reperibilità del personale medico legale ancora le notizie con i siti eh, di informazione web su Perugia Today eh, in apertura Fontivegge è trovato in casa con 9 kg di droga nel, nel trolley quella valigia dice però non è mia la Cassazione conferma l'arresto dai filmati dei carabinieri si vede che entra nell'appartamento con il bagaglio Aveva con sé le chiavi della porta e del lucchetto del trolley. Su Umbria 24 invece in apertura. Città più verdi d'Italia, migliorano le umbre, Perugia nella top 20, invece Terni scala la classifica, l'indagine sugli ecosistemi urbani, i due capoluoghi ancora male per consumo del suolo, dispersione idrica, ciclabili e auto in circolazione. Su tutto oggi.info siamo a Foligno, è stato fermato un uomo con 46 dosi di MDMA e ketamina, è stato arrestato, si tratta di un 23enne. Su notizia diretta invece siamo... In Alto Tevere, ad Umberti, De scontro tra auto e monopattino in via Morandi, due ragazze sarebbero rimaste ferite fortunatamente in maniera lieve. Su Gualdoniusi invece, eh, proprio a Gualdotadino, dove gli scout della città, eh, per, per gli scout della città sono riprese le attività e sono stati consegnati gli stemmi del centenario, mentre su TRG Media siamo sia a Gubbio che a Gualdotadino con la CGL che si mette all'ascolto perché è stato inaugurato un nuovo sportello proprio nella giornata di ieri per gli iscritti al sindacato, ma anche per tutti i cittadini. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Un nuovo sportello di ascolto e accompagnamento per gli iscritti al sindacato e per i cittadini provati dalla crisi economica, dalle difficoltà nel mondo del lavoro, con ripercussioni a livello sociale, con fenomeni di isolamento, smarrimento, perdita di fiducia e autostima, è quello attivato dalla CGL di Perugia per il territorio di Gubbio e Gualdotadino, un progetto sperimentale che intende offrire gratuitamente un punto di appiglio, uno spazio relazionale al quale lavoratrici e lavoratori possono rivolgersi in in maniera del tutto anonima, per ricevere ascolto e avere un aiuto a superare le proprie difficoltà. Noi siamo... Sempre un punto di riferimento per la cittadinanza, non solo per i lavoratori, per i pensionati, per chi ha perso il lavoro, per chi vuole incontrare il lavoro. Ma in questa fase, e soprattutto non è casuale la scelta di partire da questo territorio dove la crisi ha colpito enormemente già prima della pandemia e durante la pandemia, pensiamo che mettere a disposizione gratuitamente della cittadinanza un servizio di una professione che è definita dalla legge, una professione intellettuale, non era un sostegno medico-scientifico. Le abbiamo altri servizi. In questa fase è importantissimo per la relazione tra le persone, per essere vicini alle persone anche in un modo aggiuntivo rispetto ai servizi che eroghiamo, alla contrattazione che sviluppiamo nelle imprese. Siamo molto orgogliosi di essere tra i primi ad avviare questo percorso. Questo sportello di ascolto. Riguarda un supporto che vorremmo dare alle persone in, fase, in una situazione di difficoltà, in, di, nel disagio che possono riscontrare sul piano individuale, di relazione nei rapporti di lavoro, ma anche nei rapporti con eh, gli altri nella famiglia o nei altri rapporti che ci possono essere. Per cui è un nuovo servizio e. Speriamo che possa essere accolto in maniera positiva e cerchiamo in una fase difficile per le persone di offrire un supporto che li aiuti a valorizzare se stessi nel rapporto con le altre persone. Lo sportello, aperto a Gubbio il giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 e a Gualdotadino il venerdì dalle 9.30 alle 11.30, sarà tenuto da due professioniste del counseling relazionale, Silvia Martiri e Anna Brunetti, che hanno seguito un percorso formativo specifico con l'Università L'Umsa. Il nostro sarà un punto di ascolto attraverso strumenti per migliorare l'efficacia delle relazioni, sarà proprio un accompagnamento nell'esplorazione della persona e del proprio sé. Quindi quello che è fondamentale per noi oggi è sottolineare l'ascolto, quindi rendersi a servizio dell'ascolto di chiunque tesserati a nonna. Un counselor è una figura che ehm, dà sostegno e aiuta la persona. Eh, il counseling fondamentalmente crede principalmente... Eh, nell'aiuto eh, all'altro, nell all ehm, sfruttando proprio le risorse interne della persona, quindi crede che eh, aiuta, aiuta la persona ad aiutarsi, diciamo così, proprio perché ognuno di noi ha internamente eh, proprio gli strumenti per fare questo, basta semplicemente tentare di ehm, attuare un contesto con delle abilità per portarlo fuori alla luce, insomma, e mh, creare quindi delle relazioni più efficaci e più sane sicuramente. and Le notizie dalle città dell'Umbria con le pagine della Nazione, da Perugia, Classico Mariotti, il dibattito, Unità nazionale, i valori fondanti della Costituzione. Continuano le iniziative promosse dalle istituzioni per la commemorazione del 4 novembre. Umbria Film Commission e Polemiche Fora, il consigliere regionale Andrea Fora di Patto Civico non valorizza le produzioni locali. Comparto cinematografico serve il supporto della Regione. Per la rete idrica Piccione Fratticiola si lavora sulle condotte e un branco in forma che oggi eh, verrà interrotto il servizio eh, a Piccione ma anche eh, altre interruzioni ci potrebbero essere a, a Fratticiola eh, Selvatica. Eh, L'orario previsto è quello dalle 8 alle 15. Al deco invece pittura e scultura chiaraluce e Covarino eh, mostra a più voci. Parlano all'anima. Applausi eh, all'inaugurazione della mostra. Per il rugby, la vittoria a pian di Massiano. La Cia Perugia centra il primo trionfo. Villa Panfili al tappeto per 20 a 17. A Ponte San Giovanni invece si parla di scuola comprensivo 12 a lezioni di storia. Gli studenti infatti onorano il 4 novembre. Andiamo lungo il Trasimeno stufette e coperte per riscaldare i pazienti. La segnalazione da Castiglione del Lago arriva dai parenti di persone ricoverate all'ospedale, termosifoni spenti, freddo e disagi. Sempre a Castiglione la città si trasforma nel borgo delle feste con l'albero sulle acque del lago. Le novità di questa terza edizione riguarderanno soprattutto i bambini. A Magione Amannà vince i campionati di pugilato, grande successo dell'evento Sconfitto in tre riprese Manuel Montanucci. E poi COP27 Cucinelli con il progetto per l'Himalaya, l'azienda di Solomeua ha aderito impegnandosi economicamente nel sostegno. A Paciano Salute e Scuola oggi sarà sottoscritto alle ore 11 il protocollo. Ad Assisi i governi ora ascoltino il grido della terra. Cambiamenti climatici, c'è cioè l'appello dei frati della Basilica di San Francesco con padre Giulio Cesario che dice serve il coraggio di fare scelte impopolari. La collaborazione nessuno può affrontare la vita isolato perché i sogni si costruiscono insieme. A todia, a vent'anni dalla sua scomparsa la città ricorda la giovane concittadina Emanuela Mannaioli lo fa attraverso un convegno organizzato dalla famiglia e dai volontari del Comitato per la vita Daniele Chianelli. A Bassia Umbra Expo Tecnocom c'è la grande fiera. Fino a domani è stato presentato l'evento organizzato da Epta Commercio Umbria. Ad Assisi, di nuovo, post-sisma, quattro anni di immobilismo. La Lega dice a rischio la ristrutturazione ex ICAP e IPALB San Benedetto. Sempre ad Assisi, San Francesco Marathon ci sono i vincitori fra gli oltre 260 atleti che hanno partecipato. A Gubbio, confermata la Spartan Race per il 2020, 2023, che sarà l'anno delle grandi manifestazioni, la partenza e l'arrivo sono fissate nel parco del Teatro Romano. Quindi, sarà la città di Pietra ad ospitare la corsa d'ostacoli numero uno al mondo. Eh, prima, eh, de, oltre a questo, ci sarà anche. La prima edizione italiana dello Spencer Hill Festival in programma dal 27 al 30 luglio e già sono oltre mille le prenotazioni pervenute agli organizzatori. L'assessore Damiani dice siamo davvero contenti della scelta degli organizzatori, valorizzare al meglio le potenzialità del nostro territorio. A Nocera Umbra, la passeggiata ecologica funziona. Sono stati raccolti quattro sacchi di plastica e indifferenziata due di carta e uno di vetro. A Gualdo Tadino, la scuola è in numero. Un... Un click, i progetti degli studenti sono stati presentati in comune eh, proprio a Gualdotadino e i protagonisti sono stati i ragazzi della eh, secondaria. Storelli. Di nuovo da Gubbio, lo abbiamo appena sentito dal servizio. Centri di ascolto CGL a Gubbio ma anche a Gualdo Tadino per chi è in difficoltà. Uno spazio relazionale al quale i lavoratori possono rivolgersi in maniera del tutto anonima per ricevere aiuto. A Città di Castello la Muzibetti non riapre. Cosa farà la regione? Lunga lista d'attesa e disponibilità ad accogliere più ospiti ma la residenza sanitaria non viene riattivata mettendo in difficoltà pazienti e famiglie. La richiesta di Legnani Marchesani di Castello Civica, Tarli nelle sale della Pinacoteca, vanno verificati i danni alle opere. Questa è la richiesta. A Città di Castello ancora vi verrà presentata. Eh, mercoledì domani alle 17.30 alla scuola Bufalini l'ultima fatica letteraria di Alessandro Zauli eh, dal titolo I punti deboli dei sistemi di gioco. La presentazione proprio del libro alla Bufalini con tanti ospiti. A Città di Castello ancora, nuova sede della Europa 92, sarà un volano per la socialità. Taglio del nastro, della struttura, soddisfazione della società rionale e del comune. Il GAL ha investito 130.000 euro. Ad Umberti, del Nuovo, in tutta la città è ecco quel progetto che è presentato dall'assessore Tosti che parla di una scelta vantaggiosa per l'ambiente ma anche per le casse. Ci spostiamo a Foligno sempre con La Nazione, Quintana Elezioni Al Via, tocca ai consigli rionali il Presidente Domenico Metelli dice che chi sarà nominato deve essere motivatissimo, io resto a disposizione ma il cambiamento non sarebbe un problema. Amministrative 2024, primi sussulti, c'è il focus di azione su sanità e bus, la politica dicono conodazione è lontana dai cittadini e per la cronaca da Foligna aveva con sé chetamina e MDMA, è stato denunciato il giovane 23 anni, è stato sorpreso dalla polizia durante un controllo di routine. A Spoleto invece Imu sono in arrivo cartelle per 2 milioni di euro, gli avvisi di accertamento riguardano gli anni dal 2016 al 2021, pagamenti al vaglio anche per la Tasi. A Norcia la cronaca le, le pecore pascolano abusivamente e lui picchia il pastore perché pascolavano per l'appunto di notte nel suo eh, territorio e allora ha ferito al volto il pastore con una bottiglia di vetro ed è scappato la doppia denuncia eh, con i carabinieri della stazione di Norcia a Spoleto in stato confusionale molesta i passanti nella zona della stazione. Un 62enne senza fissa dimora è stato bloccato dalla polizia e poi tensione si è verificata in ospedale. Intanto il comune di Spoleto lavora per una mappa dei defibrillatori, sta collaborando dunque con la regione e con ANCI regionale Federsanità per la costituzione dell'anagrafe eh, regionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici, cosiddetti da Bye. Torniamo a Foligno, Via Libera a due nuove intitolazioni delle strade, omaggio ai caduti di Nassiria e al crollo del muro. A Terni invece perseguita l'ex compagna 100 chiamate in un giorno. Ammonimento del questore nei confronti di un 55enne indagato per molestie, la donna si è rivolta ai militari dopo un lungo periodo di angoscia e di paura. Lutto nell'arma dei carabinieri sempre a Terni, Piercarlo Palmieri muore a soli 54 anni. Anni. Originario di Livorno, il luogotenente lascia moglie e due figli. Purtroppo è stato stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. A Terni la denuncia eh, di Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, qui i rifiuti di tutta la regione, a Papigno dopo 25 anni gli studios tornano a vivere, a Palazzo Spada è stata presentata Università e Comunità, la città ci riprova col Festival della Ricerca e poi per il diritto di cronaca c'è il sit-in dei giornalisti davanti agli uffici della Procura Ternana. Per eh, Orvieto si parla di sanità eh, in crisi perché c'è poco personale. Parla il direttore sanitario dell'ospedale che dice sono pochi dirigenti medici che trovano conveniente lavorare qui. Da Terni, problemi nelle consegne per il servizio idrico integrato, mancato recapito di 5.900 bollette. Di nuovo da Orvieto, amici della terra, impianto voltaico, gli ambientalisti si schierano contro il comune. E poi invece c'è anche l'iniziativa, sempre d'Orvieto, di Don Luca Conticelli, una mano tesa alla parrocchia, aiutate 100 persone in difficoltà. Vediamo le notizie con il Messaggero. Ripartiamo da Perugia, FontiVegge, il recupero va ad ostacoli, i materiali sono introvabili ed allungano fino a febbraio i lavori alla Casa degli Artisti. La ditta intanto ha chiesto una proroga fino ad aprile, ad il comune ha salvato due mesi. Diabete, c'è una nuova casa per aiutare. Il PD invece accusa per il centro della regione solo le briciole sul rilancio del centro storico della città. Per l'anno che verrà a curare i VIP c'è l'air stylist Gianni Marcantonini. Oltre ai banchi, Unità Nazionale, al Mariotti la storia si studia con i militari. Dal Louvre agli Uffizi arrivano 70 capolavori, ancora una volta la grande mostra per il Perugino nel 2023. Tra le tante opere, anche lo Sposalizio della Vergine, dipinta per il Duomo di Perugia e oggi custodito altrove, che forse tornerà dunque in città. Ubriachi. Drogati al volante, sono presi sei pirati eh, bloccati a San Sisto. Dopo una serata in giro per i locali, un diciottenne eh, eh, aveva alzato troppo il gomito. Patenti ritirate ci sono anche quattro indagati e due super multe da 500 euro per la Malamovide invece. Un ventunenne è finito in ospedale dopo essere stato aggredito e preso a pugni da un gruppo di balordi. Si riaccende, lo abbiamo letto su tutti i giornali, il caso Meredith, Rudy deve essere espulso. No. Ai documenti a posto, c'è cioè il botta e risposta fra i legali, l'incontro prevenzione e consapevolezza per contrastare la violenza sulle donne. E poi la cronaca picchia la moglie in strada e minaccia di morte i soccorritori. È stato condannato marito violento. Il dramma, incidente sulla ciclabile, muore dieci giorni dopo, purtroppo è successo ad. Sisi perde la vita un uomo di 63 anni, fiera dei morti, controlli, la finanza sequestra 10.000 tra giochi e profumi fuori legge, eh, 100.000 scusate con il titolo del... Messaggero nei guai eh, tre ambulanti denunciati per contraffazione e violazione legge sui diritti d'autore. Andiamo ancora avanti, siamo a Città di Castello. L'Erchi resiste solo la tabaccheria. Nella frazione del Comune Tifernate ha chiuso infatti ormai eh, da giorni l'unico supermercato a causa del caro energia e allora il negozio di tabacchi diventa tutto fare. Il proprietario ha detto ho deciso di aiutare il paese per quel che posso, adesso vendo beni di prima necessità dalla pasta a Detersivi. Lo abbiamo intervistato e allora ascoltiamo proprio le sue parole nel servizio di Carlo Stocchi. Erchi non resta senza il market. Sì, perché il proprietario della rivendita di tabacchi e giornali, situata proprio a Franco dall'Alimentari, ormai chiuso da sabato ha deciso di provare a mettere una pezza almeno in modo temporaneo a questa situazione. Così ha acquistato alcuni prodotti per la casa, di cibo in scatola e a lunga conservazione, ed altri prodotti di prima necessità e li ha sistemati fra giornali e riviste, a fianco degli articoli della tabaccheria. Già da sabato ho deciso di cercare di aiutare il paese tenendo beni di prima necessità. Eh, non chissà quanti prodotti, ma per venire incontro un attimo alle esigenze di chi non ha né auto né, né si può permettere di andare a, in città a fare spesa. Per i tuoi scaffali, oltre ai giornali, le riviste, che cosa la gente del posto può trovare? Condimenti, pasta, eh, qualche linea di detersivo... Eh, sughi pronti, ecco, mh, roba a lunga conservazione che non, che non avendo manipolazione posso tenere in qualità di tabaccheria. Profitto non è, una, non è la priorità, è per permettere appunto a determinate eh, persone di poter venire qua a piedi. Un atto importante per l'Erchi, un atto davvero unico, un atto che nasce quando la resilienza e l'amore per le proprie radici si uniscono in un mix unico. E siamo sempre a Città di Castello con il Messaggero, il Rione Europa 92 ha una sede pronta a prova di emergenze che è stata eh, inaugurata. A Guadotadino gli studenti progettano il centro storico con il progetto La Scuola in un click. A Todi sono stati denunciati i ladri dei negozi, avevano rubato 300 euro e una borsa. In due erano entrati negli spogliatoi usati dai commessi e da lì avevano portato via denaro. A Bastia Umbra, i Macellai puntano tutto sulla qualità è eletto il nuovo consiglio direttivo di Federcarni Umbria Confcommercio. Da Gubbio l'eccellenza le ragazze del Mazzatinti top alla Biennale. Andiamo a vedere anche la rubrica Giorno e Notte del Messaggero. Natale al Trasimeno torna l'Albero dei Record dall'8 dicembre all'8 gennaio, si riaccendono le 2600 luci della struttura natalizia in acqua più grande del mondo. Domani invece alle 18 L'appuntamento è in Piazza Biragua Perugia nella libreria pop-up perché torna Zero Calcare e torna dunque anche il Pienone in piazza e poi gli eventi da segnare in agenda per il fine settimana, viaggio con i padroni di casa alla scoperta dei luoghi invisibili dell'arte a Perugia e le lezioni di meteo alla Notari con Mario e Andrea Giuliacci. Ma torniamo alle notizie dalle città, siamo a Foligno, di nuovo la cronaca preso con ecstasy e Chetamina e un 23enne fermato dalla polizia. Al Subasio la stagione teatrale invece apre venerdì. Siamo a Spello l'avviso del comune per il cimitero di Fiamenga, aree per le tombe gentilizie. E poi la strada del Sagrantino, turismo a Bevagna, la realtà aumentata. Bevagna finisce nel circuito. A Spoleto differenziata la partenza. E a singhiozzo per i rifiuti nella prima giornata qualche disguido, inciampi dovuti all'aggiornamento dell'app, entrati in vigore i nuovi calendari dei ritiri, ecco tutte le istruzioni per un uso corretto. Trasporti, freccia bianca, il treno rispunta fino a marzo e poi invece succede a Norcia la lite, pecore nel pascolo di un altro. Preso a bottigliate. La promozione per lo sport, Spoleto, attacco e difesa da record, adesso il sogno si chiama Francesconi. Ci spostiamo a Terni, Università, nuovo corso, la promessa del rettore. Maurizio Oliviero dice: mancano alcuni elementi, tra un mese eh, la definizione, intanto parte il festival per l'innovazione e arriva il superfisico Roberto Battiston. Per la politica, Latini è stato salvato dalla maggioranza a fisarmonica durante una seduta del Consiglio comunale. Stalking, condannato un Ternano di 55 anni dopo la denuncia presentata dall'ex fidanzata, adolescente scomparso, invece è stato ritrovato alla stazione. Non era la prima volta, infatti, per l'ennesima volta il giovane non è rientrato a casa, ma questa volta ha passato. Si legge: La notte fuori. Treofan, la disperazione dei lavoratori abbandonati: nessuna certezza per noi. Una delegazione è intervenuta durante il consiglio comunale Ternano disinteressata interesse dicono da parte di sindacato, politica e istituzioni. Per l'economia, acciaio verde e idrogeno, passi green nelle aziende, il convegno di CISL, confronto con le imprese, aperture sul tema della sostenibilità, prime modifiche anche nei contratti e c'è chi cambia pure la produzione. Proietti di ARPA: detto serve una visione strategica. Terni diventa centro di formazione a livello nazionale. Ecosistema Ambiente premia per l'appunto la città di Terni sull'indagine eh, condotta da Legambiente e Ambiente Italia sulle performance verde dei capoluoghi della provincia, eh, di provincia d'Italia. E poi l'evento salirà il capodanno, si festeggia infatti il 2023 con Daniele Silvestri. Manca ancora la firma e alcuni dettagli, ma il cantautore ha dato la sua disponibilità. Clinica negata, il giallo del rischio esondazione. Una delibera di giunta aveva aggiornato in extremis i pericoli lungo il fiume Nera. Nella determina che ha stoppato l'operazione non risulta eh, però la modifica. Le reazioni melasecche e coletto chiariscano. Eh, intanto l'autorità di bacino rimanda comunque la palla alla decisione che prenderà infatti la regione. Ad Amelia la crisi spegne il Natale, i piccoli comuni cedono, eh, Luci sì, Luci no, ad Amelia dicono preferiamo risparmiare e poi c'è la storia dalle web risate all'Arduno, il dialetto che fa la beneficenza. Andiamo ancora avanti con il Corriere dell'Umbria, da Perugia di nuovo Mignini, Amanda è una persona diversa, ma non cambio idea sull'omicidio eh, di Meredith, l'ex PM ha raccontato il suo rapporto di amicizia con Amanda Knox e ha detto mi ha teso una mano e non mi sono sottratto al confronto. Ancora da Perugia eh, per la fiera dei morti, la Guardia di Finanza sequestra 1500 prodotti, controlli della Polstrada alla guida del, dell'auto sotto effetto di droga o alcol, sono state ritirate sei patenti. Aggredito in centro, va all'ospedale con il naso rotto, vittima è uno straniero eh, studente, e da Perugia una lezione con gli studenti sul valore delle Forze Armate. È successo a ieri al liceo Mariotti. Più sicurezza in treno sono 571 le persone controllate. Questo è il bilancio dell'attività della Polferra nelle stazioni di Foligno e di Perugia. Chiese e storici palazzi aprono alle visite guidate, torna Luoghi Invisibili a Perugia, tra i Ciceroni ci sarà anche il sindaco Romizzi. Ciac si gira il docufilm e Piazza del Bascio diventa set per un giorno. Sono iniziate in Umbria le riprese di Padroni, per poco. A Castiglione del Lago Brancaleoni dice corsie dell'ospedale che sono al freddo, la denuncia del portavoce del Comitato per la Sanità e sempre da Castiglione, come detto, torna l'albero di Natale record tra appuntamenti e amore per l'ambiente. Ad Assisi, eh, Leggio Turismo Lento, Modello Compostela per attrarre i turisti, assessore ai gemellaggi in Spagna per un vertice internazionale che ha visto coinvolti 50 municipalità sui cammini Giacobei. L'incidente in bici contro il cantiere è deceduto purtroppo l'uomo di 63 anni. Quattro anni di immobilismo su ex ICAP e San Benedetto, i consiglieri della Lega accusano il comune sulla ricostruzione post sisma. A Marciano il teatro laboratorio, isola di Confine, Fine fa grande eh, la città, cittadini entusiasti dell'attività di Valerio Apice e Giulia Castellani, da sempre punto di riferimento per la vita sociale e culturale. A Todice lo studio sull'acustica invece nel Tempio della Consolazione. A Città di Castello lo abbiamo appena sentito dal servizio, l'erchi non resta senza market, fra i giornali e le sigarette nella tabaccheria da ieri infatti sono spuntati anche sughi pronti, pasta e altri generi di prima necessità. Per il sindacato a Città di Castello Venturini è stata rieletta alla guida dello Spicigl. Scoperti insetti invece nella Pinacoteca Comunale. C'è cioè l'interrogazione del consigliere Lignani Marchesani che parla di attacco biologico al museo. Ancora da Città di Castello, bonus affitti, aiutate, 272 famiglie, supporto riservato a chi ha e Basso o a lavoratori che con la pandemia hanno avuto problemi. Alisciano Nicone, controlli identificate, 73 persone e fermati. 37 veicoli. C'è l'iniziativa ancora a Città di Castello, il pranzo di solidarietà per il eh, Comitato per la Vita Daniele Chianelli. Mentre ad Umbertide Terex dona 15 alberi per rendere più verde il territorio. Verranno piantati in via Roma, Biancone via e via Parigi. Il sindaco Carizia dice riprova della vicinanza della multinazionale. A Gubbio la mostra su Federico da Montefeltro che incassa eh, e vede registrare quasi 26.000 visitatori in quattro mesi è partita da ieri, Dance Week Competition sbarcata in città con più di 200 iscritti. L'iniziativa del sindacato apre lo sportello d'ascolto della CGL, anche questo lo abbiamo sentito in un servizio, e poi invece il gruppo consigliare della Lega chiede spiegazioni all'amministrazione comunale, a rischio i fondi del PNRR e del bando regionale servono di conospoglio. Per, per sport e rigenerazione urbana. A Gualdotadino aprono i cantieri in centro, da oggi i lavori in via Calai saranno rifatti. Sede stradale e marciapiedi abbattendo le barriere architettoniche. Fino a Pasqua, previste opere in corso Italia nelle piazze Garibaldi e Martiri della Libertà, cambiano sosta e transito. Eh, Scuola in un clic, il progetto, con i ragazzi che ripensano gli spazi per abbellire la città. A Nocera Umbra invece ci sono risorse per il pagamento delle bollette, contributi erogati ad anziani e famiglie con ese inferiore ai 20.000 euro. A Foligno, Tari, in 1321 otterranno la riduzione della tassa sui rifiuti, nel dettaglio le agevolazioni del Comune andranno a più di 1160 famiglie. A Ancora da Foligno, Variante Sud ci sono mille firme contro il progetto. Domani consiglio comunale aperto dedicato alla bretella progettata per alleggerire il traffico cittadino. A Bevagna, Scanio, Celestini e tra i big della stagione al Torti sono sei gli spettacoli a partire dal sabato 19 novembre. A Spoleto di nuovo il titolo sui rifiuti, la partenza è stata con qualche problema. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Alleanza Civica invece su Dante Alighieri e Prato Fiorito dice la Giunta decida sulla ricostruzione delle scuole. Gli studenti intanto lavorano insieme e imparano a rispettare l'ambiente con un progetto che ha coinvolto il comprensivo 2 dalla materna alle superiori. A Norcia di nuovo la lite tra anziani per il pascolo che finisce abbottigliata in faccia, mentre a Spoleto in Consiglio si discute del portavoce del sindaco e del nuovo supermercato. La seduta è per giovedì, seconda convocazione per il. 17 a Campello sul Clitonno la doppia mostra a Palazzo Ducale Trinci. Andiamo a Terni, l'avvertenza Treofan finisce in consiglio comunale. Si parla anche di sviluppo Green con la FIM che lancia la sfida, la sostenibilità ambientale al centro del convegno che si è svolto ieri all'auditorium dell'ARPA. Per la cronaca perseguita la ex che vuole lasciarlo. Le indagini dei carabinieri sono sfociate in un ammonimento del questore nei confronti di un 55enne ternano. E poi è stato invece ritrovato dalla Polfer il minorenne che era scomparso, è un sedicenne eh, che è stato notato dagli agenti vicino a un distributore di snack e bevande, la madre aveva appena sporto denuncia. Eh, è previsto il sit-in dei cronisti davanti alla Procura, al centro della protesta l'applicazione delle norme sulla presunzione di innocenza. Disguidi per le fatture non consegnate, il servizio idrico integrato fa sapere che non saranno addebitate indennità di alcun tipo agli utenti. Andiamo ancora a Terni, la città punta sull'università, la presentazione del Terni Festival, il sindaco Latini annuncia l'attività del polo, è destinata a crescere. A Papigno nuova vita per gli studius. Studios è stata ripulita la palazzina. Di nuovo da Terni, attivato il servizio di bus a chiamata, basta una telefonata per comunicare l'orario e il luogo di partenza e la destinazione. All'Eskigel invece c'è la Froneri Academy, iniziativa rivolta a chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro e ai più esperti. Sicurezza nei cantieri in primo piano, al Teatro Secci invece si svolgerà uno spettacolo per affrontare il tema delle cosiddette morti bianche. Ad Amelia, Rio Grande, una parattia contro i fanghi. Via Libera il progetto che per permetterà di risolvere il problema dell'impaludamento dello specchio d'acqua. A Narni, invece, nuovi studi per accertare i legami tra inquinamento e salute. La consigliera Antonini del Movimento 5 Stelle propone un sistema di monitoraggio permanente della qualità dell'aria con tecniche ad alta definizione. A Dorvieto invece la fondazione del Museo Faina disco Verde i pannelli solari. L'Associazione Amici della Terra protesta dopo il voto del Consiglio Comunale. Ci sono due appuntamenti sempre a Dorvieto per ricordare la figura di Eloisa Manciati, eh, omaggio alla giovane intellettuale scomparsa nel 2006. E poi tornano le conversazioni eh, letterarie con gli studenti. A Fabro invece c'è la mostra nazionale del tartuffo che torna dopo tre anni di stop. Vediamo ora rapidamente. I titoli per quanto riguarda eh, lo sport, siamo alle pagine della nazione. Calcio di Serie B in primo piano, il Grifo fa squadra, angella e Rosi in gruppo. È la prima volta dal ritorno di Castori, il club biancorosso sceglie la linea della distensione per uscire da una situazione difficile. Per il calcio di Serie C, Gubbio sarà mezzogiorno di fuoco con la Recanatese, infatti, si gioca alle 12 la gara è prevista per domenica il Pietro Barbetti e poi invece per eh, il calcio di eccellenza Foligno, tutti lottano per la maglia soddisfatto il tecnico Cotroneo per il volley serie 1 femminile Bartocini rialziamoci con Pinerolo, c'è cioè l'analisi di Lindan Vacalor, Ternana invece oggi a porte aperte ancora out Coulibaly e Moro eh, Lucarelli prepara la seconda sfida interna consecutiva contro il Brescia, volley di Superlei Parla il capitano Leon, Sir Perugia da favola e dice: Leon ora la Champions. Campionato FIGC, Ellera strapazza il Pontedera. I titoli anche del messaggero: Grifo, tornano Angela e Rosi, la società ha deciso, l'esilio è finito. Riabilitati due senatori. E anche Matos ha ripreso a correre a 25 giorni dall'operazione. Gubbio: il Barbetti a un caso, è scontro tra il tecnico Braglia e il sindaco Stirati. Ad Umberti: del basket può essere una questione di famiglia. Michele Staccini è il miglior allenatore della A2. E poi da Spello: invece il trionfo, la favola di Laura, la campionessa mondiale di bocce che arriva da Spello e ha solo 19 anni. La storia da Terni: Passione Roma, più forte del derby, Ternani e Perugini uniti all'Olimpico. Simulazione. Concini fuori classe in gara, il successo mondiale della Ducati porta la firma dell'ingegnere Ternano e poi il, premia, il primato della Futsal, calcio a 5 da Terni, Cesar il giramondo che fa i gol dal Brasile a Terni per i baby giocatori vediamo rapidamente anche eh, i titoli del Corriere dell'Umbria, calcio di Serie B sempre in primo piano, Fere, ecco le nuove colonne la dorsale Sorensen-Mantovani di Tacchio alla base della migliorata fase difensiva Bari e Spalla hanno fatto salire a 6 i Sheen, stagionali anche grazie ai tre samurai, Serie B femminile Tarantino e Lombardo firmano la vittoria di Arezzo, la partita finisce 1-2, arbitri da Foligno, la Folignate Trasciatti Debutta in Serie A, secondo assistente in Fiorentina Salernitana. Castori, ora fai come a Trapani: parliamo sempre di calcio di Serie B. I siciliani nel 2019 alla dodicesima erano ultimi con 5 punti e poi chiusero invece a 46. La salvezza non arrivò solo per via della penalizzazione a meno 2, ma ci sono altri due casi e poi per il notiziario di nuovo cambio di rotta dopo tre gare out, Angela e Rosi tornano in gruppo volley di Superlega, Sir Susa, Luci della ribalta, il Palabarton rende omaggio all'ottavo successo stagionale su altrettanti incontri, intanto in regione la presidente Tesei incontra l'arbitro Tifernate Simone Santi che in Polonia ha diretto il quarto mondiale di volley. Gubbio, quattro punte sono troppe, le sconfitte nei big match contro Rimini, Reggiana e Cesena sono arrivate tutte con i rosso -blu schierati 4-2-3-1 e Brian ammette, vero, qualcosa va rivisto. Per la promozione B, Domenica da Leone, è il 2005 dei record, 3 gol e 2 assist. Per il pugilato a campione regionale, è stato battuto in finale Montanucci. Per il calcio di eccellenza Foligno. Ora senti la grotta, bravi a non mollare mai. Ma con il Corriere si parla anche di equitazione. Boccani, Regina di Verona, un successo di grande prestigio per la società di Bastia Umbra nel salto ad ostacoli con l'Amazzone del Sant'Egidio Club che ha dominato la finale del Best Rider 3 Junior alla Fiera Cavalli in sella alla fidata Ciacarta. Nessuna penalità nel due giorni e poi per le bocce invece Picchio ed Oro ai mondiali di Raffa. La forte diciannovenne tesserata con Spello ha vinto in coppia con De Nicola. Chiudiamo qui la prima parte di rassegna, la pubblicità e poi torniamo con il caffè.